Paolo De Chiara, il nostro valido scrittore e collega solo per la parte giornalistica, ha scritto un altro libro dedicato ai testimoni di giustizia e se lo possiamo inquadrare in primo piano, io ho denunciato e questo testimone di giustizia non l'ho ancora letto, grazie Paolo per la bella dedica, lo leggerò, ma sicuramente i guai di un testimone di giustizia non protetto a dovere dallo Stato italiano. È così Paolo? Sì, questa è la storia di un testimone di un imprenditore siciliano che ha denunciato due clan di Cosa Nostra. Parliamo di clan, diciamo, vicini all'ala stragista di Cosa Nostra. Sì. Questa è una storia inedita e diversa da tutte le altre storie dei testimoni di giustizia di questo paese. Circa 80 che sono utilizzati, sono spremuti come dei limoni. E sono abbandonati al contrario dei collaboratori di giustizia che vengono trattati un po' meglio, anche se ultimamente ci siamo accorti che ci sono delle pecche, ci sono delle falle, perché a Pesaro qualche tempo fa o qualche settimana fa è stato ammazzato, sparato dall''ndrangheta, appunto un collaboratore di giustizia. Questa storia, diciamo, è diversa dalle altre, qui raccontiamo il dopo denuncia, quello che succede a un testimone di giustizia dopo che decide di denunciare un'organizzazione criminale. Il libro lo troverete in tutte le librerie, ovviamente, non so chi è l'editore, Romanzi italiani. Romanzi Italiani. Perfetto. Allora...